Ciao carissime, carissimi amici del canale e anche a chi guarda i miei video per la prima volta. Intanto vi ringrazio per l'ascolto e vi dico che chi vuole consulti direttamente al telefono con me può scrivermi alla mail sotto in descrizione. I consulti possono essere di tarocchi o di counseling professionale. Allora, la domanda che voglio affrontare stasera è come attirare il suo cuore con le nostre tre stesure. E voglio dirvi che appunto le carte possono essere viste come divinazioni, ma anche per dare dei suggerimenti. E anzi, devo dire la verità che sono proprio indicate per dare dei suggerimenti che servono a chiarirvi e poi voi sceglierete. A voi la scelta, diciamo, dopo le chiarezze. Comunque qui siamo in un interattivo, quindi prendete tutto appunto quello che vi risuona e lasciate andare quello che non vi appartiene. Allora, incominciamo con la stesura numero 1, visto che immagino abbiate già scelto, e andiamo a vedere come attirare il suo cuore. Vediamo qualche suggerimento che ci danno i tarocchi. Vediamo come attirare il suo cuore, stesura numero 1. Beh, qui dicono intanto con la fiducia, una bellissima carta di coppe, piene di cose, di doni. Quindi sappiate che prendere coscienza intanto delle vostre qualità e del vostro saper donare e anche il saper costruire affettivamente, perché il 4 di coppe è anche costruire affettivamente. Poi prendere coscienza anche che voi siete persone che vi sapete, siete duttili, vi sapete trasformare anche all'occasione, quindi non siete rigide, persone rigide, siete persone che per amore vi potete non snaturare al momento, trasformarvi, e questa è un'altra bellissima vostra grande qualità. Siete disposte, se la persona vivesse lontano, a trasferirvi, siete disposte a viaggiare, non siete persone stanziali, insomma. E siete persone attive, non siete delle persone pigre. E queste qualità, secondo me, sono importanti, perché se ve le riconoscete voi, perché non dovrebbe riconoscerle il vostro partner? Avete delle qualità molto materne, che significa che siete materne in generale, con le persone, con tutti, col vostro partner, cioè siete persone empatiche. E tutte queste vostre qualità vanno in qualche modo comunicate. Sapete anche lavorare, avete anche più qualità sul lavoro. Queste qualità vanno comunicate, comunque, prima una bella presa di coscienza e poi comunicarle al partner, perché sono venute da sole in modo spontaneo, quindi già il vostro riconoscere queste vostre qualità vi fa, diciamo, essere più affascinanti e più carismatiche, no? Quando una persona è sulla sua strada, quindi si riconosce semplicemente, in modo semplice e naturale, per quello che è. E qui i tarocchi di Rider Wine mi aggiungono appunto una bellissima regina di coppe che ha un po' perso le speranze ultimamente, in una relazione, ma anche verso le vostre capacità, diciamo, di attirare il suo cuore. Avete un po' perso le speranze, quindi qui tutte le carte suggeriscono di riprendervi la vostra autostima, di riconoscervi le vostre qualità e se voi stessi ve le riconoscete, cambierete completamente vibrazione, energia. E quindi questo è il suggerimento che danno questi
diciamo, tarocchi per riavvicinarsi a questo partner che vi interessa. Io direi che nel momento stesso in cui voi non siete più sfiduciate e dubbiose, comunque questo vi fa bene in generale, ma vi fa bene anche perché incomincerete, diciamo, una vita nuova, perché attirerete cose nuove, quindi come attirare il cuore di un partner, ve l'hanno detto, di guardare appunto le vostre qualità che abbiamo già elencato, ma e lui se ve le riconoscete voi, ve le riconoscerà anche lui, ma vi dicono anche che comunque la vostra vita cambierà assolutamente in meglio, quindi ne abbiamo elencate alcune, ne avrete sicuramente molte di più, stesura numero uno, ma questo è quello che vi suggeriscono in questo momento i tarocchi. Bene, andiamo a vedere la stesura numero due. Quindi la stesura numero due è come attirare il suo cuore. E quindi come attirare il suo cuore? Andiamo a vedere che cosa ci suggeriscono i tarocchi. Stesura numero 2. Come attirare il suo cuore? Ecco, qui dicono che tra una stesura e l'altra ci sono delle diversificazioni, se no, allora si farebbe un'unica stesura. Qui dicono che voi vi riconoscete piuttosto vincenti come donne, e questo a lui piace, soprattutto quando tirate fuori questo aspetto di voi, no? Vedete queste tre donne con le coppe della vittoria, e che siete persone molto creative ma anche pazienti. E che la pazienza si dice è la virtù dei forti, no? E un'altra delle vostre qualità è la sensualità. Chi sta guardando, stesura numero 2, è una persona paziente e sensuale, e questo è di nuovo un'altra cosa da chi non l'ha più tirata fuori o chi non l'ha ancora tirata fuori, invece, diciamo, è una cosa che attira molto di voi questo al vostro partner. Il vostro partner con queste vostre qualità appena elencato tirerebbe fuori il meglio di sé, no? Ogni tanto però voi vi dimenticate di essere delle persone vincenti, delle persone creative, delle persone pazienti e delle persone sensuali, e vi incupite perché magari il partner non vi dà quello che voi volete o di cui avete bisogno. Tra il volere e il bisogno c'è un po' di differenza e ogni tanto vi indurite, diciamo, no? Vi indurite, qualcuno di voi si può indurire col partner, qualcuno di voi si indurisce dentro se stessa, diciamo, dentro se stessi. Quindi qui dicono di portare equilibrio tra queste forze vostre interiori. Praticamente qui dicono di gestire questo aspetto dove voi vi offendete, siete permalose, perché indipendentemente dal fatto che voi abbiate ragione o meno, questo non fa bene all'attirare il cuore di lui, perché rimaniamo focalizzati su questa domanda. Quindi, la sintesi, diciamo, della stesura numero 2 è di cercare un vostro equilibrio su queste punte, diciamo, che voi avete un po' eccessive, diciamo, ma anche se non gliele esprimete a lui, più che altro io vedo che alle volte voi
vi dimenticate di essere delle persone vincenti, creative e sensuali e state chiuse con voi stesse a pensare, a rimuginare. Quindi bando a rimuginare, bando ai pensieri mentali, ma portare equilibrio in questo. In questo modo riattirerete, diciamo, o attirerete anche per la prima volta, perché no, il cuore del partner che vi interessa. E sì, perché quando voi, diciamo, vi rimuginate troppo, lui vi percepisce distanti e di conseguenza diventa distante anche lui, quando invece voi siete appunto delle persone luminose. Qui le carte vi suggeriscono di non portarvi nessun peso di pensieri, diciamo, ma di vivere molto quello che è. Quindi il pensiero alle volte ingigantisce la realtà che stiamo vivendo, no? Perché ci sono tutti gli effetti collaterali della permalosità, dell'orgoglio, del no, fai quello se tu non mi dai quello che voglio. Quindi alla fine la vostra bellezza, diciamo, viene sfumata e un po' immobilizzata. E quindi se voi invece vi riconfermano le carte, se voi invece rimanete sulle prime cose che ho detto e lasciate perdere quest'altra parte di voi, che tra l'altro, se andiamo a vedere a livello di fisica quantistica, non ci appartiene neanche questa, non appartiene all'essere umano, è una cosa che l'essere umano ha creato, come dicevo nel video precedente, voi riuscirete a attirare, diciamo, il cuore del partner che volete. Diciamo che questi sono appunto dei suggerimenti, naturalmente non possono essere stesure complete con una domanda. Andiamo alla stesura numero 3 e vediamo che cosa ci dice la stesura numero 3, come attirare il suo cuore. Vediamo che cosa ci dice la stesura numero 3. E beh, qui vi dice di essere attive, attivi, attivi, attivi nella vostra vita, di inventarvi sempre un po' la vita, di inventarvi sempre un po' qualcosa. Ecco, qui in questo caso, almeno nelle prime carte, non, a differenza delle altre stesure, non parlano di noi, ma subito di lui. La persona che volete conquistare, voi la percepite. Qui dicono un pochino lontana da voi, quasi quasi la percepite lontana nel senso che è come se fosse al di sopra di voi, l'avete messa un po' su un piedistallo e quindi avendola messa su un piedistallo la percepite lontana. Quindi fate scendere questa persona, diciamo, al vostro livello se volete conquistarla, perché voi vi ci siete messe consciamente o inconsciamente in una posizione un po' più in basso. In realtà questa persona è una persona che è rimasta colpita da voi per come siete state o stati all'inizio. È vero che alcuni di voi sono anche persone un po' solitarie, ma lo è anche un po' il partner a cui state pensando, stesura numero 3. E quindi qui dicono di sentirvi alla pari, prima di tutto, perché se no siete troppo lontani. E di lasciare perdere, ecco, cancellare il passato, innanzitutto, tutto quello che c'è stato, cancellarlo, questo passato, e di ricominciare, diciamo, come una nuova nascita. Ecco, quindi per attirare il suo cuore dovete davvero spazzolare via tutto quello che c'è stato, perché qui probabilmente ci sono state, stesura numero 3, delle cose che non sono state chiare per entrambi, e quindi qui c'è qualcosa
che non è stato compreso, non è stato chiarito, non è stato approfondito. E voi siete assolutamente meritevoli di questa persona e dovete sentirvelo dentro. E qui suggeriscono di fare un'attività verso questa persona. Questo non significa necessariamente cercarlo, ma dentro se stessi andare incontro a quello che possono essere le apparenti difficoltà di questa persona, di andargli incontro col cuore aperto, di andargli incontro dentro voi stessi col cuore aperto. Andiamo a vedere ancora. Sì, infatti qui viene, vengono diversi cavalli qui, quindi offrirgli una coppa, ma appunto vi dico, offrirgli una coppa non significa per chi non si sente magari con questo partner, diverso con chi si frequenta. Diciamo che se non vi sentite da tempo non vi sto dicendo di dare notizie di voi, vi sto dicendo di andare incontro a questo partner col cuore veramente aperto e con la mente anche, cioè non ci devono essere ostacoli, non però sì, ma lui ha fatto, ha detto no, dovete essere pulite, diciamo. E in fondo lui, tutto sommato, qui dice che non aspetta altro, anzi, rimarrebbe stupito se voi in qualche modo non lo criticate. Lui si sente molto criticabile, devo dire la verità, anche se voi l'avete messo su un piedistallo, però lui si sente molto criticato energeticamente, come se voi magari con qualcuno che conoscete, con le amiche, vi lamentate di lui. Invece, nel momento in cui voi avete stima di questa persona e veramente la considerate una persona valida per voi, la persona giusta per voi, ecco che riuscirete a conquistare soprattutto la sua stima e soprattutto la sua attenzione verso di voi. Quindi, stesura numero 3. E a tutte le altre stesure io vi auguro il meglio per tutto, per la vostra consapevolezza, per il vostro massimo bene e arrivederci, a presto.